c'è anche la discarica delle parole. Ci sono parole che in un certo tempo risultano inutili, antiquate, come fossero vecchie cianfrusaglie che si trovano per casa e non si sa più da dove vengono, non si sa più a che cosa possano servire. Anzi, può capitare che sia persino imbarazzante tenere in bocca certe parole. Quelli che ti ascoltano fanno certe facce, come a compatirti o a esprimere la più severa disapprovazione. Capita dunque a certe parole come a certi oggetti, quando arrivano quei tali amici o entrano in casa gli amici dei figli, si spostano altrove, quasi a cancellare le tracce di un'appartenenza o di una storia o di una esperienza che gli altri potrebbero sentire fastidiosa. Perciò le parole antiquate, le parole fuori moda si mettono in un sacco e finiscono in discarica. Ma questo complesso di essere aggiornati che induce a mettere le parole in discarica, la frenesia di fare ordine nel vocabolario, la distrazione o la fretta rendono sbrigativi e si finisce per buttar via anche quello che è prezioso, senza distinguere le cianfrusaglie dai gioielli. In discarica si trova di tutto. Ma può succedere che a un certo punto ci si accorga che alcune parole mancano. E quando mancano le parole, i discorsi si inceppano. Quello che uno vorrebbe dire si confonde in un parlare generico che non comunica niente. E forse in mancanza di certe parole non si riesce neppure a capire se stessi, a dare un nome alle proprie esperienze e ai propri sentimenti. Il vocabolario troppo povero ci rende tutti più poveri. Per esempio, come si chiama quella inquietudine che lascia sempre insoddisfatti? Quella sete di un oltre o di un altrove che si avverte come nostalgia, ma che è in realtà un desiderio. Come si chiama quella intuizione che forse si potrebbe vedere oltre la banalità e l'artificioso spettacolo che eccita e seduce e poi delude e lascia solo una vergogna, l'umiliazione di essersi lasciati ingannare? Mancano le parole per parlarne. E ci viene in aiuto però quella custodia delle parole irrinunciabili che si chiama Vangelo. E nei Vangeli, infatti, posso ritrovare le parole essenziali e lo possono trovare anche coloro che in qualche momento hanno messo tra i rifiuti che le parole che sembravano cianfrusaglie e in verità erano perle preziose. E là si legge dunque la definizione, la parola giusta per leggere quella inquietudine che ci lascia sempre insoddisfatti, quel desiderio di poter guardare più in alto, più lontano. E là infatti si legge: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ecco, purezza di cuore per lo sguardo che va oltre e trova pace in Dio. E per esempio, come si chiama quella specie
di ribellione suscitata dallo spettacolo dei prepotenti che umiliano i deboli. Come si chiama quel senso di colpa per aver girato la testa dall'altra parte di fronte all'insulto di chi banchetta e sperpera al cospetto di chi muore di fame? Come si chiama quel rimorso per la viltà che ha indotto a censurare le denunce e a pagare dei sapientoni per dirci cose piacevoli e per darci giustificazioni, per autorizzarci a non pensare, a non sapere, a non preoccuparci? Mancano le parole per parlarne. Ci viene però in aiuto il Vangelo, e nel Vangelo si legge: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. E rivela dunque che non possiamo goderci la terra come un bambino goloso consuma il suo gelato, che noi siamo fatti piuttosto per una fraternità che non sopporta le diseguaglianze offensive, che la tranquillità è solo una illusione se non diventa condivisione. E come si chiama quel sentimento che non ci lascia tranquilli dopo aver litigato con un amico, un fratello, un parente? Come si chiama quel soffrire che ci ferisce di fronte a chi soffre troppo? Come si chiama quello slancio che induce a scomodarci anche quando siamo così, così gelosi della nostra quiete e così abituati a difenderci dai fastidi? Ci mancano le parole per parlarne. Ci viene in aiuto però il Vangelo, perché nel Vangelo si legge: beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Riceviamo così quella parola che rivela che non siamo fatti per una solitudine arrabbiata, ma per cercare le vie della riconciliazione fino al perdono, che non siamo fatti per un egoismo indifferente e spietato, ma per una premura capace di soccorrere, per una generosità mite e sorridente. Siamo fatti per amare e per essere amati. Questa festa che celebriamo, la festa di tutti i santi, è l'occasione per recuperare alcune parole censurate, forse messe tra i rifiuti per l'imbarazzo di sentirci antiquati, e celebrando l'immensa moltitudine di coloro che sono stati segnati con il sigillo di Dio, del Dio vivente, ne ascoltiamo il cantico, perché nel loro cantico sono custodite le parole essenziali. I santi sono uomini e donne che si fanno parola di Vangelo in carne ed ossa e ci ripetono l'antico messaggio: tu sei fatto per la santità.